si parla di accoglienza sì, accoglienza no, un murales del genere, perché? Perché non possiamo essere complici del genocidio che si sta commettendo nel Mediterraneo. Noi siamo convinti che non ne debbano esistere più limiti e confini, no border, ma posti di accoglienza. Perché se una famiglia decide di scappare dalla guerra o da una condizione economica difficile per andare in un altro luogo, questa famiglia deve essere libera di poterlo fare, come ogni persona, ogni uomo e ogni donna. Quindi uno stato unico. Quindi, come una razza unica, un unico luogo sulla terra. Questo si può organizzare benissimo. È solo una questione di volontà, che ci saranno chiaramente interessi economici. È chiaro che un popolo è meglio sfruttarlo che accoglierlo. E questo pesce cattivo chi è? Questo pesce cattivo rappresenta proprio tutte quelle persone che hanno un'idea contraria a questa, un'idea contraria all'accoglienza, all'amore, alla possibilità che un luogo possa essere un luogo aperto. L'arte continua a essere un messaggio continuo di pace e di cultura. L'arte è fondamentale, è stata fondamentale sempre. Esprimersi attraverso le immagini, la musica, il suono ti dà la possibilità di raggiungere tantissime persone, diciamo una possibilità trasversale di parlare alle persone. E quando si pensa prima ad altre cose e poi all'arte, alla cultura, secondo me una società commette un grosso problema. Come il pane, così l'arte è fondamentale per la crescita di una popolazione. Da artista, quale futuro vede per il mondo? Guarda, io non lo so, perché un artista non è un mago, però da artista sto cercando di contribuire perché il mondo sia migliore. Con piccole gocce è fondamentale metterci insieme, fare comunità per cambiare questo mondo. Allora se si fa comunità, sicuramente da artista vedo che questo mondo sarà migliore.